Eder. Mech. Palliser. L'aereo della Volotea decolla. Tratta Olbia Fiumicino. Aereo in volo da 20 minuti. Il comandante e l'equipaggio vi augurano un buon viaggio. Poi, l'imprevisto. A bordo sono presenti dei bambini un po' troppo vivaci, anzi molto vivaci, anzi eccessivamente vivaci. La madre dei bambini, anziché intervenire sui figli turbolenti, litiga, con una accesa discussione, con la hostess che cerca di riportare la calma. Così il pilota inverte la rotta e torna indietro. È successo lunedì pomeriggio scorso. Protagonista una turista sudamericana che aveva trascorso la vacanza in Gallura con i suoi due bambini di 2 e 4 anni. L'aereo sarebbe dovuto partire intorno alle 17, ma ha subito 2 ore di ritardo. Già durante il decollo, i primi problemi. I minori erano agitati, non volevano sedersi e allacciare le cinture. Una hostess si è avvicinata alla madre e ha cercato di spiegarle che doveva convincere i bimbi a rispettare le regole di sicurezza. Da lì è scoppiata una discussione. La viaggiatrice ha lanciato il telefono contro l'assistente di volo. La sudamericana dice invece che le sia solo caduto. L'hostess riferisce al comandante quanto appena accaduto che decide di fare rientro in aeroporto a Olbia. Ad attendere la turista c'erano gli agenti della polizia di frontiera che ora si stanno occupando del caso. La viaggiatrice, che ha respinto tutte le accuse, adesso rischia serie sanzioni. E i bambini, si spera, che capiscano e imparino le buone maniere. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!